Domanda numero uno. Domanda numero uno. Domanda numero uno. Non c'è la domanda numero uno. Io torno a casa. Iniziamo con la domanda numero 5, vai. Che opinione hai della violenza sugli animali? La violenza sugli animali. Allora, la violenza degli animali è una domanda molto triste. È molto triste, me ne rendo conto. Ma è necessaria! Come fai a mettere l'agnello in pentola se prima non lo ammazzi? Lo devi ammazzare, gli devi togliere tutti i peli e poi lo devi tagliare a pezzi, 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 poi metti pausa molto cipolla e lo fai rosolare ore, 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 per ore, per ore, per ore, per ore, per ore. E poi ci metti pomodoro secco e poi ci metti l'alloro che lo rende più digeribile e te lo fai a succhito. Te lo metti anche nel panino quando vai alla scaffa. Andiamo, domanda numero... Domanda numero 4, via! Pensa che ci sia una nuova vita dopo la morte? Certo! Certo, è una consapevolezza fondamentale che io mi fa andare avanti per ore, per ore, per ore. La nuova vita è quella che c'è qui quando mangi la coratella. Allora, tu prova a mangiare la coratella e dopo un'ora chiamami. Dopo che mi chiami sentirai degli svoltamenti, che è la vita dopo la morte. È la vita dopo la morte che poi inizia a dialogare. Inizia a dialogare con questo mazzamine che riconosce il tuo mazzamine e parlano, no? Mazzamina con mazzamina, tu per tu, e si fa una bella chiacchierata. Andiamo avanti? Numero uno. Numero uno, ce l'abbiamo? Come valuta la condizione della donna al giorno d'oggi? Che voce argentina! Che voce squillante! Che voce squillante! La condizione della donna d'oggi? Allora, secondo me, sincera? Ma me lo state chiedendo sincera? Seria, seria? Allora, secondo me l'attrice va fatta solo con i piselli, eh? Che non mi venite a dire che la fate al forno per farla più leggera? Cosa più leggera? L'attrice va fatta con i piselli e la morte sua, che diventa tutto quel saporino di intestino, no? Che a volte se non la lavano bene è ancora più saporito. Sciarada. E poi quei piselli, quel bel colore, vermiglio, quel bel colore. Poi...